In quest'ultimo anno su YouTube mi sono probabilmente fatto la nomea di quello che disprezza la serie Souls, ed effettivamente me la sono meritata. Gli unici due video da me fatti in cui parlo di questa serie, da molti idolatrata, sono video in cui ne parlo male, in cui metto in risalto alcuni difetti e mancanze della serie From. Ma ascoltando con attenzione ciò che dico in quei video, si può capire che in realtà io non disprezzo i Souls, anzi. Nell'ultimo video sono chiarissimo, reputo i Souls e soprattutto i Dark Souls, gli unici, da me giocati interamente, degli ottimi giochi a tratti eccezionali, ma non dei capolavori, complici delle mancanze, a mio modo di vedere, inaccettabili per titoli di quel tipo. Nonostante ciò, la serie mi appassiona da anni, e Dark Souls 3, da bravo fagot quale sono, l'ho comprato al Day One e completato in poco meno di 2 settimane, relativamente poco per il sottoscritto che in media impiega 6 mesi per terminare un gioco. Finita la main quest ho iniziato New Game Plus e sono arrivato più o meno a metà gioco, e con circa 90 ore passate affettando nemici a Lothric, credo di poter dare un giudizio obiettivo su quello che, lo dico da subito, considero il miglior capitolo della saga, seppur nemmeno questa volta privo di difetti. Andiamo a vedere perché. Partiamo dall'argomento che ho sempre tirato in ballo in prima posizione nei miei video dedicati ai Souls, la trama. Lo dico fin da subito, la trama di Dark Souls 3 non risolve i problemi tipici della serie. Voi chiamatele pure scelte stilistiche, anche se per il sottoscritto rimangono problemi, ma sicuramente, pur mantenendo il suo stile, riesce a proporre delle vicende minimamente interessanti. Sia chiaro, non sto parlando di chissà quale intreccio narrativo, ma finalmente lore ed eventi contemporanei alla realtà del gioco sembrano più coesi e alcune rivelazioni, senza fare spoiler, mi hanno sinceramente stupito. Rimane comunque una componente accessoria del gioco realizzata in modo basilare e per farlo capire anche a chi non vuole capirlo, vi pongo questa domanda. Se Dark Souls avesse il gameplay di un Assassin's Creed, lo giochereste solo per la trama e per la lore? Io non credo proprio. Perché sì, il gameplay di questo Souls è veramente sublime, nulla si può dire questa volta. Bilanciamento ottimale, compenetrazioni finalmente eliminate quasi del tutto, e un livello di difficoltà che, a differenza dei primi due capitoli, si sposta finalmente sulle capacità meccaniche del giocatore e non sul trial and error. Ora si può non schiattare al primo tentativo contro un boss, e per la prima volta nella serie la maggior parte delle morti sono state per miei errori meccanici, non per scarsa conoscenza di pattern e trabocchetti vari. Se però il combat system funziona alla grande nel PvE, passando al PvP la situazione si fa tragica. Tralasciando gli immensi problemi di lag e hacker vari, il player vs player fa venire nettamente a galla le lacune del combat system. Immaginate infatti un duello in PvP, in rete locale, senza quindi lag fra due giocatori molto molto forti. Cosa accadrebbe? Pensateci, due giocatori di grandissima abilità non sbaglierebbero un singolo parry, e proprio l'eccessiva potenza del parry mina totalmente le ambizioni competitive del PvP di Dark Souls 3. Il primo giocatore ad attaccare subirebbe sicuramente la parata dell'avversario, e a quel punto potrebbe fare ben poco. Un'abilità veramente troppo forte, troppo facile da utilizzare in assenza di lag e dalla quale è impossibile sfuggire. Il combat system di Dark Souls rimane quindi sì strepitoso, ma solo contro l'intelligenza artificiale, e sinceramente quei pochi che puntano a far diventare Dark Souls un eSport proprio non riesco a capirli. Ciò che veramente però mi ha esaltato in questo Dark Souls 3 è level e art design. Il mondo di gioco è in fin dei conti un lungo corridoio, ma che corridoio! Alcune aree presentano esempi di level design fra i migliori mai visti in ambito videoludico. Pensiamo ai grandi archivi con il sistema di ascensori che riportano continuamente allo stesso falò, oppure alle mura di Lothric con degli shortcut tanto geniali quanto impensabili. E parlando di Lothric, signori, il livello artistico è veramente fuori parametro. Dark Souls 3 supera e doppia tutti i suoi predecessori in fatto di bellezza artistica, e fatta eccezione per le aree centrali, ci troviamo continuamente di fronte a dei veri e propri quadri in movimento. Il castello di Lothric, l'insediamento di non morti, il picco dell'Arcidrago e soprattutto Irithyll della Valle Boreale sono fra le ambientazioni più belle che io abbia mai visto in un videogame,
e non da meno sono le creature che affronteremo. Questo è ciò di cui parlo quando cito l'arte videoludica. L'accompagnamento musicale poi è il migliore della serie. Temi epici, e sapete quanto io sia legato a questo tipo di sonorità, che riescono ad innalzare ulteriormente la botta emotiva dello scontro con certi boss e della potenza dei ricordi evocati da questo titolo. Perché il caro Miyazaki qua sì ha veramente fatto la miglior paraculata mai vista in un videogame, riuscendo a riciclare modelli, asset, moveset e addirittura intere ambientazioni e musiche in modo totalmente coerente con ciò che ha creato. La parte più razionale del mio cervello si schifava letteralmente vedendo quanto di Dark Souls 3 fosse una pura riproposizione di ciò che avevo già visto, come vedere un film con scene prese da altri film più o meno, ma la parte più emotiva se ne fregava altamente e rimaneva estasiata nel vedere l'estremo citazionismo e la coerenza con cui ogni singolo elemento preso dai vecchi capitoli andava ad inserirsi perfettamente nella struttura del mondo di Lothric. Care Ubisoft e Activision, se volete riciclare, imparate a farlo come From Software. Tecnicamente c'è poco da dire, il titolo non brilla, ma come ho detto nello scorso video dedicato a Dark Souls 1, se fai un gioco con un comparto tecnico mediocre mi sta bene, se ha un impianto artistico come quello di un Souls, ma deve essere fluido, e in quanto a fluidità c'è ben poco da dire questa volta. Sul mio PC di sicuro non il top della gamma, i fotogrammi al secondo sono raramente scesi sotto i 50 con tutti i dettagli grafici al massimo. Ultimo appunto però contro la mentalità giapponese, maledetta mentalità giapponese. Quando sbagliate, ammettetelo per cortesia. Per chi non lo sapesse, il valore equilibrio nel gioco è disattivato, ergo indossare corazze con alto livello di equilibrio o basso livello è al momento indifferente. E oltre a 2 mesi dall'uscita del gioco, nessuna patch è ancora arrivata. Si vede che per la cara From Software è più facile ignorare un errore che ammettere che ci sia un errore. Proprio una mentalità da giapponesi questa. Concludendo, Dark Souls 3 è un capolavoro? Di sicuro è il capolavoro di From Software, probabilmente sarà uno dei capolavori di questo 2016, ma guardando la totalità degli action GDR, e dite ciò che volete, ma Dark Souls è un action GDR, atipico ma rimane un action GDR, rimango convinto che i pilastri, le pietre miliari della storia del genere siano altre. Di sicuro però è un titolo che chiunque dovrebbe giocare, l'ennesimo esempio di quanto il videogame non sia solo intrattenimento, ma arte e la degna chiusura di una serie che, volenti o nolenti, ha lasciato un segno indelebile in questa industria. Chapeau!